3 anni dopo Palermo ricorda Libero Grassi, si sono svolti questa mattina le commemorazioni del 23° anniversario della morte dell'imprenditore ucciso dalla mafia perché si rifiutò di pagare il pizzo. Da lui partì simbolicamente la lotta al racket delle estorsioni. Emergenza immigrazione, maxi sbarco a Palermo, erano in oltre 200 tutti siriani, i profughi recuperati sul canale di Sicilia e farti sbarcare al porto del capoluogo, si attestano già 3 milioni di siriani in fuga dalla guerra e diretti verso le coste siciliane. Il riscatto di Partinico attraverso la fotografia, grande successo per il concorso organizzato dall'Associazione Iniziativa Territoriale con la premiazione nel prestigioso Palazzo dei Carmelitani. Sport calcio, un danese a Palermo, il 24enne Simon Mackenock, il profilo scelto dalla dirigenza rosanero per fare fronte alla partenza di Abel Hernandez. Intanto duro colpo per la società di Viale del Fante, condannata a risarcire per 8 milioni di euro il procuratore Gustavo Mascardi, agente di Dybala. Bentrovati con l'informazione di TV7, apriamo il telegiornale parlando di Libero Grassi. 23 anni fa la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore siciliano che si rifiutò di piegarsi al racket delle estorsioni. Un eroe senza averlo mai voluto essere, che però tracciò un percorso che oggi viene perseguito da molti anche in suo ricordo. Le celebrazioni questa mattina a Palermo. Coabitano svariati significati, anche in forte contrasto tra loro, nella parola eroe. Un eroe è quasi sempre sia un idolo che un dannato, un martire mitizzato solo dopo la morte, con un sostegno e una solidarietà che in vita non ha mai avuto. Un eroe è stato certamente Libero Grassi, imprenditore impavido, che per primo urlò il suo no in faccia alle ideologie mafiose, uscendo allo scoperto e togliendo così il velo da una pratica criminale che mai prima di allora era stata resa pubblica, ma che in molti in Sicilia tacitamente conoscevano. Il 29 agosto 1991, alle 7:30 del mattino, Libero Grassi, che mai aveva ceduto alle intimidazioni fisiche e psicologiche dei suoi aguzzini, venne braccato da due sicari mentre si recava in fabbrica, in via Alfieri, a Palermo, che gli spararono 3 volte, freddandolo e lasciandolo in una pozza di sangue. Da allora Libero Grassi fu chiamato in molti modi, eroe, martire, guida, precursore, anche da coloro i quali scelsero di abbandonarlo, di lasciarlo solo in una lotta che ancora oggi, dopo 23 anni, coinvolge tutti i cittadini, non solo gli imprenditori, determinati nel difendere i propri diritti e dichiararsi liberi. Anch'io ho la mia card che servirà proprio a indirizzare i giovani in maniera concreta verso il rifiuto dell'idea di pagare appunto una tassa ulteriore a chi, insomma, alla criminalità. Da ex magistrato, quanta strada c'è ancora da fare nella lotta? Beh, la strada c'è ancora da fare perché il fenomeno, come sappiamo, qua a Palermo soprattutto, ma non solo a Palermo, non è stato completamente debellato. Perciò abbiamo ancora bisogno di maggiore coinvolgimento di cittadini e ancora di più noi abbiamo bisogno di diffondere questa cultura dell'anti-racket. Lo Stato cerca anche attraverso, oggi è presente il nuovo commissario anti-racket, Giuffre, che conosciamo, è stato qua tanti anni, quindi conosce bene il fenomeno e può dare tutte quelle provvidenze che lo Stato centrale, il Ministero dell'Interno può dare per cercare di alleviare come possibile i danni che subiscono i vari imprenditori. Presidente, c'è una questione dei beni confiscati, si parla sempre che c'è lentezza nell'assegnare questi beni. Sì, questo dei beni confiscati e della lentezza è un problema. È un problema perché bisogna cercare di utilizzare al massimo questi beni nella loro potenzialità economica e soprattutto progettuale verso i giovani. Cioè bisogna fare dei progetti in cui includere i beni confiscati
con cooperative giovanili che possono al massimo sfruttarle. Libera fa tanto, Libera sotto questo profilo. Oggi abbiamo migliaia di giovani volontari che hanno questo piacere di partecipare ai campi di Libera, per esempio. E allora noi dobbiamo cercare di potenziare tutta questa volontà dei giovani di partecipare a questo modo di lottare alla mafia e avere anche un ritorno, nel senso che in un momento in cui il lavoro, l'occupazione è un problema per i giovani, trovare un modo per iniziare attraverso cooperative, progetti di lavoro, iniziare sui beni confiscati e con i beni confiscati a avviarsi verso una situazione di lavoro. Questo mi pare che sia il progetto che deve essere collegato ai beni confiscati. Sì. Assegnare i beni ai comuni da soli senza avere progetti attorno ad ogni bene e poi attorno ad ogni bene costruire quindi qualcosa di concreto, è un modo sbagliato, nel senso, cioè, o meno un modo parziale di utilizzare i beni confiscati. Un parente, il marito, il papà può morire per qualsiasi motivo. Ma il segnale che Libero ha lasciato come cittadino è la cosa più importante. È il fatto appunto di tutta questa gente che c'è qui, questi amici, è un segnale estremamente positivo che ci conforta, perché io ogni sera quando mi vedo i telegiornali mi sento depressa. Poi ecco, venendo qua stamattina vedere tutti questi amici, tutta questa gente, tira sul morale, dice beh, tutto sommato forse qualcosa di buono c'è pure in questo paese. Cambiamo argomento, avrebbe perso il controllo del suo scooter per causa ancora da accertare, finendo la sua folle corsa contro un muro. È morto subito dopo l'arrivo disperato all'ospedale civico il 29enne Francesco Pirrotta, residente in via Cipressi nel quartiere Zisa del capoluogo dove stava rincasando. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, la vittima a bordo di uno scooter Piaggio stava percorrendo la strada in direzione via Colonna Rotta all'altezza del civico 135. La moto, forse per un malore, è andata a finire contro la facciata di un palazzo. Gli agenti della sezione infortunistica indagano anche sull'alta velocità del mezzo al momento dell'impatto. Erano in 221 tutti siriani, gli uomini, donne e bambini fatti sbarcare al porto di Palermo. Un'emergenza immane, quella dell'immigrazione, che da sola a causa del conflitto ha generato già oltre 3 milioni di profughi, quasi tutti indirizzati verso le coste italiane. Sentiamo. Nuovo sbarco di migranti a Palermo, dove questa mattina, in 221, tutti di nazionalità siriana, sono stati accolti da volontari della Caritas, uomini delle forze dell'ordine e operatori dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo. Erano salpati con l'ennesimo barcone della Speranza, stavolta non tramutatosi fortunatamente in barcone della morte, circa una settimana fa, per poi essere soccorsi nel canale di Sicilia dalle imbarcazioni dell'operazione Mare Nostrum. Tra loro anche 49 donne e ben 73 minori che contribuiscono a far lievitare sempre più i numeri di un'emergenza senza fine. Per quanto concerne la sola situazione siriana, infatti, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha pubblicato una nuova stima del numero di profughi provocato dal conflitto che si protrae in quei luoghi ormai da 3 anni e mezzo. Sfondata quota 3 milioni di profughi, secondo l'Alto Commissario Antonio Guterres. Oltre ai rifugiati, il conflitto, che ha provocato almeno 191.000 morti, ha costretto 6,5 milioni di siriani, la metà della popolazione, a lasciare la propria abitazione per cercare rifugio in altre zone del paese e all'estero. Effetti di una guerra che si abbattono sulla Sicilia, con sempre più immigrati a popolare i mari e spesso anche a riempirne le superfici di cadaveri. Anche per la situazione siriana sembra essere stata trovata una soluzione a margine del tavolo di ieri a Bruxelles tra il ministro dell'interno Angelino Alfano e il commissario europeo per gli affari interni Cecilia Malmström.
A novembre, infatti, dovrebbe partire il nuovo programma dell'Unione Europea, Frontex Plus, che, soppiantando l'esperienza oltremodo fallimentare di Mare Nostrum, dovrebbe garantire un controllo più serrato delle frontiere italiane ed europee, a patto che anche gli altri Stati membri comincino ad interessarsi ad un'emergenza che nei fatti sarebbe europea, ma che fino ad ora ha riguardato soltanto l'Italia e soprattutto la Sicilia. Chiediamo un incontro urgente agli assessori regionali al lavoro e alla formazione Bruno e Scilabra entro mercoledì prossimo, prima cioè che si riunisca nuovamente la commissione regionale sul flop del piano giovani. I lavoratori attendono risposte da troppo tempo. Ad affermarlo è Giovanni Migliore, responsabile formazione CISL Scuola, che aggiunge: risulta essenziale infatti definire una serie di misure sui disagi ancora vissuti dai lavoratori degli sportelli, degli interventi formativi e dell'obbligo di istruzione, e dare risposte così ad una serie di problemi irrisolti nella passata gestione amministrativa. Migliore conclude: un'occasione determinante anche per ribadire la nostra richiesta per una totale ristrutturazione dei servizi per il lavoro e degli interventi formativi in Sicilia. Sequestro di materiale elettrico non a norma da parte della Guardia di Finanza di Palermo. Le fiamme gialle hanno scoperto in due negozi gestiti da cittadini cinesi ciabatte multipresa e prolunghe prive del cosiddetto filo di terra, necessario per garantire la sicurezza dell'acquirente. Sequestrati complessivamente 2.000 supporti elettrici non sicuri. I due sono stati denunciati e dovranno rispondere di frode in commercio. E adesso parliamo di Partinico, perché a puntare il dito contro l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvo Lobiundo sono i consiglieri comunali Mauro Lobbaido e Salvatore Rappa. Sentiamo perché in questo servizio. Esprimiamo profondo rammarico per la lentezza e l'immobilismo politico dell'amministrazione comunale di Partinico, riferendoci nello specifico alla nostra proposta di regolamento per la valorizzazione delle attività agroalimentari locali, al fine di avviare l'iter per l'istituzione della DECO, denominazione comunale di origine, presentata in data 3 febbraio 2014. La denuncia è dei consiglieri comunali Salvatore Rappa e Mauro Lobbaido. Il regolamento ha come obiettivo principale, scrivono in una nota i due consiglieri, l'individuazione sul territorio di produzioni agroalimentari originali meritevoli di promozione e protezione attraverso la loro iscrizione in un apposito registro pubblico ed il rilascio di un logo identificativo da apporre esclusivamente sui prodotti iscritti nel registro. Attraverso l'ADEGO si mira, dicono ancora i due consiglieri, a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare la peculiarità produttiva tipica locale nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato. Attraverso l'ADEGO si mira, quindi, scrivono ancora i due consiglieri, a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le peculiarità produttive tipiche locali nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato, dando visibilità all'opera di tutti quei piccoli produttori presenti nel territorio comunale e dai loro prodotti. L'obiettivo sarà anche quello di inserire il comune di Partinico in una rete di denominazioni comunali in Sicilia per valorizzare quei prodotti di nicchia che inducono gli appassionati viaggiatori ad andare a acquistare e degustare i prodotti delle loro zone di produzione. Ad oggi tale proposta, concludono Lobbaido e Rappa, non è stata mai presa in considerazione da parte dell'amministrazione comunale, né tantomeno dal presidente della prima commissione competente in materia di regolamenti, che evidentemente, in maniera a noi incomprensibile, non ritengono tale strumento un utile volano per la valorizzazione dei prodotti tipici locali, al fine di contribuire ad un rilancio dell'agricoltura e dell'artigianato. Ice Bucket Challenge, moda passeggera o concreto e divertente mezzo per fare della sana beneficenza? Da settimane ormai si discute sui reali motivi, nobili o meno, che spingono milioni di persone a gettarsi secchiate d'acqua ghiacciata addosso. Noi ne abbiamo parlato liberamente con una volontaria di diverse associazioni benefiche a sostegno dei malati, non solo di SDA, per cercare di capire cosa realmente rappresenta quello che
che è ormai un fenomeno virale. Ice Bucket Challenge, una frase ormai sulla bocca di mezzo mondo, se non di più, da oltre un mese. Un fenomeno diventato virale oltre ogni aspettativa, con VIP e meno VIP, immortalati mentre si gettano acqua ghiacciata sulla testa a sostegno di una causa talmente importante quanto rara è la malattia per la quale si ricerca una cura. La SLA, o sclerosi laterale amiotrofica, colpisce 3 persone ogni 100.000 e anche se diagnosticata la prima volta nel 1860, ancora non si riconosce un trattamento né tantomeno una cura vera e propria. Concretamente il fenomeno sul web sembra aver oscurato perfino chi, negli ultimi giorni, avrebbe compiuto passi importanti nella comprensione della malattia neurodegenerativa. Secondo un'equipe di medici e ricercatori italiani, infatti, sarebbe possibile diagnosticare in anticipo la SLA mediante un semplice esame di tomografia ed emissioni di positroni con un tracciante analogo al glucosio utilizzato spesso nei centri di medicina nucleare. Lo studio, concretizzatosi a Torino, non sembra aver superato in termini di notorietà la sfida del secchio di ghiaccio da svuotare rigorosamente sul capo, che ha finito per diventare più un modo per mettersi in mostra che un mezzo per sostenere la ricerca. Ne sono convinti molti, come Francesca Nava, membro di diverse associazioni che operano nel sociale a Terrasini, che ospite nei nostri studi, ci ha raccontato la sua esperienza con i suoi compaesani. Ci troviamo in compagnia di Francesca Nava, attivista, membro di diverse associazioni che lavorano nel sociale per beneficenza, per parlare di questo fenomeno che è diventato virale, quello dell'Ice Bucket Challenge in favore appunto della ricerca sulla SLA, fenomeno che però in Sicilia ha avuto in Terrasini, suo comune d'origine, uno dei poli primari. Eh sì, io ho notato subito che c'era qualcosa che non andava quando dei nostri connazionali emigrati in America hanno cominciato a mandare a lanciare delle sfide su Facebook e i nostri concittadini l'hanno accolta, perdendo però un po' di vista quello che è il significato di questa beneficenza e mettendosi più che altro in mostra, non capendo l'importanza del gesto di fare beneficenza e confondendo anche alle volte la malattia. Ma soprattutto mi hanno fatto male alcune risposte in dei commenti che io ho fatto tramite Facebook, nel quale dicevo di non condividere la cosa, per il fatto che se si deve fare della beneficenza, io penso che è giusto farla in Italia. Questo fenomeno è partito dall'America e io quando ho visto i primi video, sinceramente la prima cosa che ho pensato è: ma guarda che figata, che bravi questi americani, come che inventiva che hanno avuto nel raccogliere i soldi. Però ho pensato anche, ma facciamolo anche noi in Italia. Invece gli italiani e i miei compaesani, mi dispiace dirlo, ma quello che mi hanno risposto su Facebook è stato invece di dire sì, è giusto, doniamo in Italia, facciamo la stessa cosa. Hanno preferito dirmi, ma perché non ti fai i fatti tuoi? Ma che cosa ne vale la pena donare in Italia? Tanto in Italia i soldi se li mangiano. Tanto io voglio parlare di questa cosa pubblicamente perché in quanto socio di diverse associazioni so come funziona, cosa fanno queste associazioni e quindi secondo me è giusto darle in Italia perché prima di tutto l'ultima scoperta scientifica che riguarda la SLA è Made in Italy e riguarda qualche settimana fa all'ospedale di Torino delle Molinette e l'assessore stesso rendendosi conto di questo fenomeno che ormai si è diffuso, di questa doccia ghiacciata, ha detto che questa scoperta sarebbe stata in qualche modo offuscata da questa moda che c'è di queste secchiate d'acqua. E in effetti è stato così perché nessuno ne ha sentito parlare di questa grande scoperta che è stata fatta proprio sul motivo perché questa malattia si impianta e quindi è una cosa importantissima perché possiamo, definendone le cause della malattia, possiamo curarla, è una cosa importantissima ed è Made in Italy. Quindi perché dobbiamo ancora continuare a incrementare la fuga di cervelli all'estero e non si deve aiutare la nostra ricerca? E Renzi ha fatto anche lui, so, perché ormai si sa, anche lui questo gesto della secchiata d'acqua, anche lui, dico, Renzi, se vuoi fare qualcosa di concreto per la SLA, invece di fare, non lo so, avrò dato il contentino anche gli 80 euro anche alla SLA e alla situazione della SLA, io penso di no. Se vuole fare qualche cosa di concreto, forse sarebbe meglio farlo a livello governativo, a livello di leggi, di fare dei fondi, quello sarebbe stato un gesto forte e non la moda e farsi prendere dalla corrente delle secchiate d'acqua, che
sarà graziosa, sarà carina, ma se non si capisce bene la finalità, penso che sia fine a se stessa e basta. Ultima curiosità, in molti hanno anche detto sì, la SLA è comunque una ricerca importante, va evidentemente finanziata, però ci sono anche tante altre patologie che, di cui si conosce davvero poco, e forse la disinformazione è una delle principali cose che poi ha portato, come diceva lei, a questo scompenso, no, tra chi alla fine si getta dell'acqua addosso e chi invece fa qualcosa di concreto. Ha ricevuto da parte delle sue associazioni o dagli associati anche delle indicazioni riguardo un fenomeno che potrebbe essere virale in altro senso, ma che aiuti comunque, dal momento che lei stessa ha detto che è utile anche questa cosa, se è fatta ovviamente in maniera giusta, quindi con la donazione, anche altri tipi di patologie? Allora, il presidente dell'AISM proprio ha detto: parlatene bene, parlatene male, purché si faccia, purché se ne parli, sia una cosa importante. Certamente col fatto che si sia un po' confusa la cosa tra sclerosi multipla e SLA, che non sono la stessa cosa assolutamente, questo ha creato attenzione sia riguardo una malattia che sull'altra. Io dico che sia giusto alla fine donare come si vuole e come si può. Chi si sente di farlo per la SLA e partecipare, come hanno fatto in America, alla ricerca di questa malattia, che lo faccia. Ma comunque il mio messaggio è quello di aiutare comunque la ricerca, di aiutare la ricerca italiana, perché non è vero che i soldi sono persi, ma anzi è una delle ricerche che maggiormente funziona e che maggiormente ha dato dei risultati. Quindi aiutiamola, incoraggiamola. Questo è il mio messaggio. Guarda, ti dico anche un'altra cosa. Sono rimasta più male dei commenti non fatti che dei commenti fatti, perché anche se si dice la cretinata ci può stare, come ci sono stati anche i complimenti, attenzione, però la risposta non data secondo me è la peggiore, perché si continua a far finta ancora di niente. E allora, che vi volete fare la doccia o no, l'importante è che si partecipa. Il campo scuola per i bambini diabetici e celiaci al villaggio turistico di Città del Mare di Terrasini. Promotore dell'iniziativa è il dottor Vincenzo Promenzano, primario del reparto di diabetologia dell'ospedale civico di Partinico. L'obiettivo è quello di creare momenti di educazione ed addestramento teorico-pratico per i bambini affetti da diabete e celiachia. Il progetto vede coinvolti, si legge in una nota, i piccoli del comprensorio partinicese impegnati in attività educative e ricreative che permettono loro di acquisire serenità nelle tecniche di controllo e gestione del diabete. Quest'anno il campo scuola, che si terrà dal 1 al 5 settembre, ospiterà bambini anche di età inferiore ai 5 anni accompagnate dalle famiglie. Grande successo per il primo concorso fotografico Riscattati Partinico, ideato e organizzato dall'Associazione Iniziativa Territoriale Partinico. 25 i giovani fotografi in gara, le cui foto dovevano testimoniare le molte facce del paese, dalla bellezza sino al degrado. Si è tenuta nella bellissima location del Palazzo dei Carmelitani la premiazione del primo concorso fotografico Riscattati Partinico, organizzato dall'Associazione Iniziativa Territoriale Partinico. Il concorso ha visto la partecipazione di ben 25 ragazzi chiamati ad immortalare uno scorcio di Partinico nelle sue differenti forme: bellezza, degrado, denuncia, quotidianità. La foto, dal titolo Palazzo Ram, Arte e Musica, scattata da Valentina Gaiano, ha riscosso grandissimo successo, tanto da meritare il premio della giuria, con il riconoscimento alla giovane fotografa di un buon acquisto da 250 euro. A vincere il premio social è stata invece la foto di Mary Bonomo, dal titolo Una nuova luce per Partinico, con 232 mi piace su Facebook. Crediamo che il rilancio del territorio e la sua salvaguardia siano valori fondamentali, scrivono i ragazzi dell'Associazione Iniziativa Territoriale Partinico, ma bisogna iniziare dal giusto punto di vista, evidenziando le bellezze e le mancanze del nostro comune, cosa che i partecipanti hanno fatto in maniera spontanea e al contempo efficace. Solo così si potrà giungere al riscatto territoriale. Tutte le foto del concorso saranno esibite in mostra sino al giorno 31 agosto presso il caffè letterario Leggere È di via Francesco Crispi. Il direttore generale dell'ASP di Palermo, Antonino Candela, e il direttore sanitario Giuseppe Noto, con uno staff di tecnici
hanno ispezionato e controllato l'ospedale dei Bianchi di Corleone. I direttori Candela e Noto hanno detto che sarà investito oltre 1 milione di euro per l'acquisto di strumentazione tecnologica e il completamento della seconda ala. È stato anche preso l'impegno per definire la terza ala, dove allocare l'assistenza territoriale. Entro il mese di ottobre, hanno affermato, sarà completata la pavimentazione esterna del pronto soccorso e saranno avviati i lavori della camera mortuaria. Confortante è stata l'esplicitazione da parte dei due dirigenti che non ci sarà alcuna riconversione dell'ospedale in PTA, ma l'integrazione in ospedale territorio. E adesso è il momento dello sport, parliamo di calcio, le ultime novità che riguardano il Palermo. In casa Rosanero arriva un centravanti svedese, scopriamo di chi si tratta in questo servizio e poi ci sono le altre novità. Un danese a Palermo, si chiama Simon Mäkinock, 26 anni e alto 2,01 m. Questo il nuovo profilo scelto dalla dirigenza rosanero per colmare il vuoto lasciato da Abel Hernandez, emigrato in Premier League. Si attende ormai solo l'ufficialità, ma l'acquisto della torreggiante punta del Brøndby sembra ormai cosa fatta. In Danimarca 139 presenze e 65 reti con le maglie di Brøndby e Køge e anche un'apparizione nell'ottobre 2013 contro l'Italia nel 2-2 a Copenaghen delle qualificazioni al Mondiale brasiliano. Intanto però non mancano anche le grane per la dirigenza rosanero. A distanza di 2 anni dall'acquisto di Paulo Dybala, il TAS ha infatti condannato il Palermo al pagamento di 8 milioni di euro in favore di Gustavo Mascardi, agente dell'argentino, che aveva citato in giudizio il club di Viale del Fante. Già pronto il ricorso da parte del presidente Zampanini, che dopo il tira e molla di allora con il Cordoba, squadra di provenienza di Dybala, deve adesso affrontare anche uno dei tanti procuratori che negli ultimi anni hanno cominciato a prendere fin troppo piede nelle trattative per i giocatori sudamericani. Palermo, che si accinge a concludere la settimana di preparazione in vista dell'esordio in campionato, domenica al Barbera contro la Sampdoria. Nel pomeriggio di ieri il gruppo di Iachini ha sostenuto una partita d'allenamento al Tenente Onorato contro la formazione Primavera allenata da Giovanni Bosi. Edgar Barreto ha svolto lavoro differenziato programmato, mentre Francesco Della Rocca si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti. Michel Bonganella, ieri a Milano per una valutazione del trattamento chirurgico, oggi è tornato a disposizione dello staff tecnico. Nella giornata di domani, consueta conferenza stampa pre-gara da parte del tecnico rosanero Beppe Iachini, la prima, alle vigilia di una gara di campionato. Ad un mese esatto dalla scadenza fissata dalla legge, il 90% dei comuni siciliani non ha ancora deliberato l'adesione ad alcun libero consorzio. Lo segnala in una nota il leader siciliano della destra Nello Musumeci, uno dei parlamentari regionali più critici sulla riforma voluta dal governo Crocetta e poi varata dall'ARS, che prevede la riorganizzazione delle province siciliane con la creazione di liberi consorzi e delle 3 città metropolitane. La norma che sopprime le province, scrive Musumeci, si sta rivelando quindi in un altro fallimento dopo il flop del piano giovani. Nei comuni si vive nella incertezza e nella confusione. Le strade provinciali, l'edilizia scolastica, i servizi ai disabili, le istituzioni culturali da oltre un anno sono lasciati nel più completo abbandono, mentre cresce l'isolamento dei sindaci che fino a ieri trovavano nella provincia un interlocutore attento e disponibile. E con questa notizia si chiude questa edizione del TG, per il momento è tutto, grazie per la cortese attenzione, a tutti voi un buon proseguimento di serata sulla nostra rete. We'll be right back.